Quel 29 maggio del 1919 c'era senz'altro un buon numero di astronomi che scrutava il cielo. E perché? Perché quel 29 maggio ci fu un'eclissi totale e uno di quegli astronomi era Sir Arthur Eddington e fu proprio Eddington, grazie all'osservazione della posizione di alcune stelle che si trovavano durante l'eclissi proprio vicino al Sole, a misurare per la prima volta la deflessione della luce che era provocata dalla massa del Sole. E questa misura fu veramente importante perché fu la prima verifica osservativa e sperimentale della teoria della relatività generale di Einstein, che era stata proposta solo pochi anni prima. E quindi il contributo di Eddington e del suo mentore Dyson fu veramente fondamentale. Eddington era un astronomo britannico, un personaggio davvero, davvero eclettico, perché fu appunto un grande studioso delle teorie di Einstein, fu un grande anche divulgatore del lavoro di Einstein stesso, cosa peraltro non scontata in quel periodo. Non dimentichiamoci che venivamo proprio dalla Prima Guerra Mondiale, dove i due blocchi, il blocco diciamo britannico e il blocco tedesco, austro-ungarico, insomma erano stati veramente su fronti proprio letteralmente diversi. Bene, però ad Eddington, astronomo, si deve anche un'altra grande scoperta che poi ha a che fare un po' con col nostro racconto, ovvero Eddington fu proprio la prima persona a capire, a descrivere il processo di fusione dell'idrogeno che avveniva all'interno del Sole. E quindi Eddington appunto descrisse la produzione di energia all'interno del Sole grazie al processo di riarrangiamento di nuclei di idrogeno che si fondevano per produrre elio. Ed è proprio a partire da lui, insomma, da questa scoperta che torniamo invece al nostro argomento. Oggi siamo qui all'Osservatorio di Padova dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che per i padovani è noto anche come la Specola, proprio per ricordare le scoperte di Eddington, ma anche per ricordarci che tutto sommato quello che noi nei nostri laboratori cerchiamo di fare è proprio di riprodurre un piccolo pezzo di sole diciamo in una scatola, eccola, chiamiamola così. Ebbene, il processo è lo stesso descritto da Eddington, ovvero nel caso del nostro laboratorio abbiamo due isotopi, nuclei di due isotopi dell'idrogeno, il deuterio e il trizio, che si fondono tra loro e da questo riarrangiamento viene prodotto un nucleo di elio 4, un neutrone e dell'energia, perché questa energia che è associata proprio al movimento dei due prodotti di reazione, cioè dell'elio 4 appunto e del neutrone. Ma da dove viene questa energia? Questa energia viene proprio, diciamo, è descritta dalla famosa relazione di Einstein E uguale mc quadro, questa relazione che lega appunto la massa, la velocità della luce al quadrato, con l'energia. I due prodotti di reazione, cioè l'elio 4 e il neutrone, pesano, hanno una massa leggermente inferiore a quella dei due reagenti, deuterio e trizio, e questo difetto di massa è appunto quello che è stato convertito in energia. Per ogni reazione questa quantità di energia liberata è veramente piccola, però non dobbiamo assolutamente tener conto che quando produciamo in un dispositivo
una reazione di fusione, sono tantissime le particelle, che i nuclei che contemporaneamente andranno a fondersi, e quindi la somma di tutte queste piccolissime energie fa una quantità invece gigantesca di energia, che è quella che noi cerchiamo di ottenere e poi di convertire in energia elettrica. Qualcosa di simile avviene anche nella combustione tradizionale. Anche lì l'energia prodotta in una singola reazione è davvero piccola, però quando bruciamo molecole ad esempio di metano, ne bruciamo tante contemporaneamente e otteniamo ad esempio il calore di una fiamma. Ebbene, la differenza fra una reazione di tipo di fusione nucleare e una reazione di combustione chimica tradizionale è proprio nel rapporto tra le quantità di energia. C'è circa un fattore 1 milione a favore delle reazioni nucleari rispetto alle reazioni chimiche tradizionali. Ed ecco perché stiamo proprio cercando di riprodurre questo piccolo pezzo di sole in laboratorio.